Buongiorno ragazze, come state oggi? Io ho deciso di iniziare un video un po' in maniera un po' diversa. Mi sono fatta una bevanda molto fredda, l'ho quasi finita di bere. Farò vedere il mio sgarro, diciamo così. Dovevamo andare da Burger King, poi abbiamo cambiato idea e siamo andati da Roadhouse, sempre all'Otto Gallery. Allora, che dire, un posto molto bello, fatto bene. Forse i prezzi un pochino altini per quello che sono poi le aspettative, e comunque ho mangiato bene, ho preso un hamburger, poi vedrete, vi farò vedere. E comunque siamo stati abbastanza bene, l'accoglienza è ottima. In questo video vi darò dei consigli su come gestire casa e lavoro, perché molto spesso mi avete chiesto questa cosa qua. Spero che vi faccia piacere, vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale e sentiamoci poi qui sotto nei commenti. Vi lascio alla continuazione del video. Ragazze, a questo video attacco anche questo pezzo. Allora, questo video in realtà doveva nascere, cioè doveva essere tutt'altra cosa. Però non sono riuscita a fare appunto queste riprese. Il mio programma era andare un po' prima all'Otto Gallery, fare più riprese dei negozi, un bel giro, eccetera, e poi andare a cena fuori e farvi vedere appunto la cena e tutto. Solo che mio papà mi ha fatto sapere praticamente quasi all'ultimo momento quando andavamo a cena, perché non era sicuro se fosse stato sabato sera oppure domenica sera. E quindi io ovviamente non ho detto non vado là, che poi me ne devo tornare a casa, ho pensato, perché poi fa anche caldo, cioè calcolate che in questo periodo ci sono minimo 30 gradi tutti i giorni, quindi non si può, cioè è proprio inconcepibile andare in giro, almeno per me, proprio che io lo soffro e non lo sopporto più di tanto. Comunque, non ho voluto perdere l'occasione appunto di inserire il video del lunedì e quindi ho deciso di registrare una parte in questo video che volevo già fare da parecchio tempo, ma non avevo avuto ancora modo di incastrarla. Come gestire una casa quando si lavora, quindi come organizzarci, sia che lavoriamo a casa che invece andiamo fuori a lavorare. E spero che vi piaccia comunque sia questo video. Ringrazio comunque per la comprensione e mi scuso ancora perché doveva essere appunto un video un po' diverso, però spero di comunque di essere riuscita a portare un buon contenuto anche questa settimana. Invece poi giovedì ci sarà un super video, perché lì sono già sicura che andrò, e sarà un video dedicato agli acquisti, quindi insomma ci sarà un po' di cos'è. Beh, e nulla ragazze, vi lascio alla continuazione del video. Eccoci qui ragazze all'Otto Gallery. Sono riuscita a fare solo questa ripresa perché secondo me è quella più significativa. Riguarda la nuova ala che hanno aperto, è piena di negozi, di cose, insomma, poi comunque ci voglio andare un giorno a fare un po' di riprese. E adesso qui vi faccio vedere che siamo andati a cena da Roadhouse. Non hanno molta varietà, devo dire, di scelta. Comunque sia, ci sono gli hamburger oppure la carne. La cosa simpatica è che vi portano le salse nella bottiglietta, quindi è ottimo. Ecco qua, questo è il mio menù. Ho preso patatine fritte e questo hamburger. Hamburger con pancetta, e il panino è senza glutine e quindi ci piace. Comunque ragazze, è stato un bello sgarro, non mi sento per niente, non mi sono sentita e non mi sento tutt'oggi, anche se il giorno dopo appesantita, ma anzi normalissima, quindi sono anche contenta di questo. Con voi i miei consigli su come gestire una casa quando si lavora. Molto spesso mi avete fatto questa domanda, come organizzarsi, e quindi io mi sono appuntata un po' di cosine che voglio dirvi, e così insomma magari anche per qualcun'altra potrebbero essere d'aiuto. Lavorare fuori casa da lavorare in casa
è molto diverso perché quando si è fuori non si è tempo, ovviamente non siamo a casa, quindi non vediamo magari che c'è qualcosa che non va. Partiamo dal dire del lavoro fuori casa, quindi cominciamo a parlare di questo. Ci sono gli orari flessibili, quindi sui turni, e orari invece fissi. Sui turni è molto difficile mandare avanti una casa. Quando lavoravo su turni, la casa la gestivo così. Dunque, tutti i giorni, quando dovevo andare a lavorare, prima di andare a lavorare, perdevo tipo quel quarto d'ora massimo di tempo per riordinare velocemente la casa e poi mi preparavo e uscivo appunto a lavorare. Questa cosa intanto vi aiuterà tantissimo perché quando tornate a casa da lavoro trovate la casa bella sistemata. Secondo consiglio invece che vi voglio dare, questo per chi lavora a turni, è capire qual è il giorno che voi non lavorate. Cioè, esempio, io lavoro a turni, penso dal lunedì al venerdì, sabato no perché non lavoro e domenica sono a casa. Benissimo, prenderò il sabato mattina. O il pomeriggio, come più vi piace a voi. Io, per esempio, a me piace pulire la mattina, io di pomeriggio non riesco a far niente, sono proprio senza energia, quindi dovete gestirvela voi questa cosa. E una volta a settimana scegliete una stanza e l'andate a pulire da cima a fondo, ovviamente non dentro i mobili, perché sennò perdereste un'infinità. Però, per esempio, ho la cucina da pulire, ipotesi, e quindi vado a spolverare, a lavare un po' i mobili in esterno, magari lavo bene un po' meglio il pavimento, ecco, mi spolvero un po' i muri, così. E quindi facendo così, a rotazione, vedrete che la casa comunque ogni settimana pulendo a fondo una stanza vi rimane sempre più pulita. Poi, quella volta che magari avete quei 20 minuti di tempo per dire no da perdere, mettete, che ne so, vi fate uno stipo della cucina oppure un paio di cassetti e così via, insomma, dentro ovviamente, parlo dell'interno. Il terzo consiglio che volevo darvi invece è coinvolgere la vostra famiglia nelle pulizie. Questo sempre per chi ha gli orari, cioè questo vale veramente per tutte e due, orari flessibili o orario fisso. Se avete dei bambini, coinvolgeteli anche loro nelle pulizie. Ci sono degli studi psicologici che dicono che i bambini già dall'età di 3 anni in poi possono iniziare a dare una mano, ad apparecchiare la tavola, per esempio, o rifarsi il letto, anche se lo fanno male, non importa, cioè l'importante è che il bambino riesca, o la bambina, riesca a capire che in casa comunque deve essere collaborativo. Poi, ovviamente, coinvolgere la famiglia significa anche coinvolgere i vostri mariti, quindi se avete la possibilità, coinvolgete tutta la famiglia nelle pulizie, perché è giusto, la casa è di tutti, ci viviamo tutti. Ed è giusto che tutti ci diamo da fare. Adesso vi do un consiglio super utile per velocizzare il riordino della casa. Prendete una bella cesta molto grande e capiente e passate in giro, stanza per stanza, a vedere se ci sono cose in disordine da mettere a posto. Quindi prendetevi queste ceste, una cesta, un paio di ceste, magari una la tenete per cucina, open space, non so, ingresso, e un'altra per le camere, ok? E ci mettete dentro tutta la roba che c'è da riordinare. Poi, successivamente, magari quando tornate da lavoro, oppure in un secondo momento, insomma, l'andate a mettere a posto. Organizzatevi i pasti della settimana, preparatevi un menu settimanale, così quando andate a fare la spesa comprate solo quelle cose che ci sono appunto nel menu. L'idea di base è quella di creare un menu settimanale per velocizzarvi appunto la preparazione dei pasti, così avete anche la possibilità di stare un po' di più in famiglia. E poi ultimo consiglio, non per meno importanza, ma anzi, secondo me andrebbe messo per primo. E goditi il tuo tempo, cioè prenditi il tuo tempo per te. Una domenica mattina la dedico a me, mi faccio una bella doccia, una bella pulizia del viso, mi prendo un po' di coccole personali, ecco, mi metto uno smalto, non lo so. Comunque prendetevi cura di voi stesse, perché comunque noi siamo donne e dobbiamo sempre cercare di valorizzarci. E poi prendiamoci del tempo anche per i nostri figli. Una domenica organizziamo un bel picnic, andiamo al parco, mettiamo una bella coperta con i tramezzini e facciamo una bella festa con la nostra famiglia. Il prossimo consiglio è fate del decluttering periodico. Ogni periodo, ogni mese, ogni settimana, quando volete voi, insomma, andate a buttare via quello che non serve. Cioè,
Se è roba recuperabile, la buttate, se è roba buona, donatela in chiesa, donatela alle associazioni, insomma, cercate di alleggerire le vostre case. Bene, ragazze, questo video finisce qui. Come sempre, io ringrazio di cuore tutte le mie iscritte perché so che mi seguite sempre con tanto affetto, tanto amore e lo leggo qui sotto nei commentini. Io vi aspetto qui sotto, magari mi sono dimenticata di darvi qualche consiglio, quindi scrivetemi voi comunque come vi organizzate con le vostre case, se i miei consigli vi sono stati utili. Noi ci vediamo giovedì con un nuovissimo video. Vi auguro un buon inizio di settimana. Un abbraccio a tutte, un bacio, a presto. Ciao!